Al mio fianco Antonio Currò dell'Unione degli Inquilini, oggi con noi per parlare di emergenza abitativa. Benvenuto. Buongiorno a tutti voi e ai telespettatori. Un dato significativo, lo abbiamo detto anche nel titolo, l'abbiamo detto poco fa, 500 esecutivi nella città di Messina, la motivazione morosità, a fronte di, dall'altra parte, un dato che fa riflettere, 10.000 alloggi sfitti. Quindi significa che ci sono delle famiglie che hanno una difficoltà, che si trovano in mezzo a una strada o che rischiano di finire sulla strada, eppure ci sono tanti appartamenti che invece restano chiusi. È un po', la faccia di una medaglia, di un disagio che vive questa città in questo momento. C'è chi sta bene, che Esattamente. può permettersi di tenere un alloggio chiuso e c'è chi invece rischia di non avere un tetto. Certo, è pur vero che chi ha una casa non è detto che debba necessariamente darla. Uno potrebbe dire io ho una casa perché la devo dare. Però di fronte a situazioni di emergenza voi sostenete che ci sono dei percorsi anche da un punto di vista legislativo che si possono mettere in campo per venire incontro a queste difficoltà. Sì, infatti, questa specifica della proprietà, come tanti alloggi e strutture private, risponde un po' a quella che è l'idea del ius abutendi, fruendi e utendi, cioè abusare e utilizzare la propria proprietà. Infatti tante case e tante strutture sono chiuse e si possono permettere ai proprietari di lasciarle chiuse, tanta è la mia. E quindi che me ne frega. E hai detto delle cose importanti. I dati sono secondo me sintomatici e sono il frutto di una crisi che ha radici anche lontane. E per quanto riguarda gli sfratti, capisco che i dati possono avere un carattere asettico, ma da questi dati gronda secondo noi sangue. Nel 2013 abbiamo avuto un più 3,25% rispetto al 2012 di sentenze di sfratto, quindi 413. Nel 2014, che è l'ultimo dato che abbiamo, registriamo 364 sentenze di sfratto, ma mancano tutti i dati del secondo semestre. Quindi, hai detto bene tu, probabilmente arriveremo a circa 400-500 sentenze di sfratto. A questi si uniscono anche i dati dei pignoramenti, che spesso dice: l'italiano, l'80% degli italiani hanno la casa. No, la casa forse è ancora della banca, perché nel 2014 a Messina ci sono stati 385 pignoramenti, un più 10% rispetto all'anno precedente. E la contraddizione che accennavi all'inizio sul fatto che ci sono tante case vuote e tante persone senza case, secondo me è da rintracciare questa cosa nella contraddizione violenta che c'è intanto nella decrescita, in questa contraddizione c'è nella decrescita demografica in Italia, quindi ci sono meno persone, no? La stessa cosa a Messina, il saldo naturale è negativo da anni, il saldo migratorio, cioè le persone che escono da Messina è negativo, quindi sia il saldo naturale che migratorio è negativo. Nonostante questo, no? Nonostante questo si costruisce di più, sì, e si costruisce. Il controsenso è che ci sono alloggi chiusi, alloggi sfitti, ma i provvedimenti invece sono quelli di costruire e di realizzare nuovi palazzi. Non essendoci però una richiesta, perché sì, ci sono degli sfratti, ci sono famiglie che hanno un disagio, però ecco, ricordiamo sempre quell'elemento, 10.000 alloggi sfitti non sono pochi. Esattamente, l'ultimo dato che vi cito è dell'Osservatorio Immobiliare, in base a questi 10.000 alloggi di cui facevi riferimento poco fa. Nel mese di aprile ci sono stati 10.200 annunci di alloggi immobili in vendita, 10.200, circa 2.000 di annunci di alloggi in affitto. Banalmente, se facciamo la somma algebrica di questi due numeri, arriviamo a 12.000. Dico, a rigor di logica, chi affitta e chi vuole vendere una casa è probabilmente perché non ci abita o perché abita in un altro posto. Quindi il 90% di questi dati arriva a circa 10.000 alloggi, che è il dato, diciamo, a cui facevi riferimento. Inoltre, dobbiamo rintracciare le cause di questa crisi, secondo noi, abitativa, e anche qualche risposta. La causa, secondo noi, è da rintracciare
sul fatto che non c'è un accesso alla edilizia residenziale pubblica, non si costruiscono case da 30 anni, 40 anni, inoltre c'è un accesso limitato rispetto al mercato privato. Noi abbiamo provato a dare delle soluzioni, il giorno 28 maggio faremo un'iniziativa sull'autorecupero, che ovviamente non è la soluzione ma si inserisce come tassello strategico rispetto appunto alle politiche abitative. Voi sostenete che dando in affidamento alle famiglie che hanno difficoltà delle strutture abbandonate e mettendole nelle condizioni di poterle recuperare, ecco perché si parla di autorecupero, queste famiglie fanno un bene perché consegnano una struttura rinnovata anche al contesto cittadino, ma al tempo stesso risolvono loro un problema. Esattamente. Questo è il progetto dell'autorecupero. Avrete anche un confronto, sì, che si terrà sabato 28 maggio. Il 28 maggio lo faremo al Palazzo della Provincia. Della provincia di Messina, verrà Dante Pomponi, che è un ex assessore alle politiche per le periferie del Comune di Roma, con delega appunto alla materia di autorecupero, anche un responsabile dell'autorecupero delle Unioni Inquilini di Roma. Avremo anche Valentina Zafarana, deputato regionale, l'assessore Pino e Daniele David della Direzione Nazionale della CGIL. Tante esperienze. A proposito di emergenza abitativa, Messina, l'emergenza abitativa ci porta alla mente quanto accaduto nei mesi scorsi, il San Leone, la caserma, l'ex caserma dei Carabinieri di San Leone, occupata da alcune famiglie, ma anche la ex scuola Ugo Foscolo. La caserma poi è stata liberata, queste famiglie hanno trovato, se non sbaglio, alloggio, alcune presso il convento della parrocchia di San Domenico, sì, dai Domenicani. Ecco, anche qui questa vicenda sembra essere passata in secondo piano, cioè queste famiglie sono destinate a rimanere a vita ospitate dal convento, il progetto bene. Si è fermato, hai o c'è qualcosa bene. Per loro? Dobbiamo rilanciarlo e pretendiamo che queste tre famiglie che hanno trovato riparo presso la chiesa di San Domenico da padre Giovanni Calcara, sono tre famiglie, circa una decina di persone, e un'altra famiglia a Casa Serena, trovino una soluzione alloggiativa alternativa. Abbiamo prodotto quello che è appunto il comodato d'uso con la Foscolo, in cui ci sono circa 50 persone dell'ex San Leone e della ex occupazione appunto della Ugo Foscolo. Pretendiamo che l'assessore Pino incontri immediatamente il direttore dell'agenzia del demanio, produrre una delibera sperimentale per l'autorecupero in questa città, perché ricordiamo molte esperienze in Italia, ne cito qualcuna: Padova, Aquila, Ancona, Roma, appunto con verrà Dante Pomponi e Rudy Colongo a narrarci quali sono state le esperienze. Sono partite con delibere di edilizia sperimentale da parte delle giunte. Ma ci vogliono anche delle risorse. Ci vogliono delle risorse. E in questo momento forse questa può essere una difficoltà. Col bilancio previsionale questa è una difficoltà, però dico, si possono trovare anche attraverso progetti, la progettazione europea, anche attraverso al self-help, all'autoaiuto, quindi anche attraverso risorse proprie, mutui propri, se le famiglie se lo possono permettere. Esperienze importanti che comunque tracciano una prospettiva. L'autorecupero, come abbiamo detto dal titolo, si può fare, anzi aggiungerei io, si deve fare, quindi pretendiamo che queste famiglie che adesso sono fuori dalla sistemazione provvisoria della Foscolo trovino un'altra soluzione alloggiativa, che è da indagare appunto e da ritrovare nelle strutture abbandonate che ci sono in giro nella nostra città, in disuso, logore, che l'Agenzia del Demanio può mettere a disposizione attraverso appunto l'articolo 26 dello Sblocca Italia. Quindi appuntamento sabato 28 maggio, ricordiamolo per chi è interessato anche a sviluppare questo tema, chi è interessato da vicino, che ha bisogno evidentemente un tetto, ma anche chi vuole contribuire a risolvere questa problematica. Sabato 28 maggio al Palazzo della Provincia, autorecupero si può fare, iniziativa dell'Unione degli Inquilini di Messina, e ringraziamo per il suo intervento Antonio Currò. Grazie a voi.